Ma che cazzo dici? Che cazzo dici? Fatto tanti video così, insomma, noiosi e un po' come quando mangi, no? Che alla fine vuoi la frutta, qualcosa di dolce per mandare giù tutta quella merda, no? E questa è la Pasquetta in casa Minga. Io sono l'uomo della famiglia e unico membro anche. Sono a Pasquetta come tante, diciamo, passo da solo, però mai con questa vista e con questa bellezza, vero? Circondato da montagne ed alberi. E niente, così. Volevo fare questo video frutta, perché io dopo che ho mangiato, qualcuno mi ha dato da mangiare, ovviamente essendo un parassita, e mangio anche il frutto, sempre dato da qualcuno. E quindi questo è un video frutta. Infatti forse lo chiamerò la frutta. Siamo alla frutta. E diciamo, questa è la Pasquetta. Non c'ho niente di eccitante da dirvi. Fatemi un po' di compagnia, diciamo. Non lo so. Silenzio. Temperatura stamattina freddo, però adesso pomeriggio si sta bene. Queste sono le chiavi quando si è in montagna. Questa. Chiavi di casa. C'è niente di blindato, diciamo, perché anche quello che potete rubare a me è niente, sinceramente. Mio padre mi dice: ma perché la tieni così a casa? Chiudi tutto, chiudi tutto, chiudi. Ma prendete tutto, che cazzo me ne frega. Prendi. Volete prendere il computer che ho là al massimo, non c'è nient'altro. Prendete il computer. Io finché avrò il canale verrà chiuso. Appena qualche zombie in più verrà da queste parti, insomma, essendo la composizione della pecora merda, arriverà merda e chi si chiuderà il canale. C'è poco da costruire in questo stato delle cose, diciamo. In questa merda possono costruire solo le merde. Le merde possono costruire perché loro sono funzionali a questa merda e quindi a loro gli si permette di costruire. Ma io, questo è un canale così, io toccata e fuga, io sono guerriglia, no? Mi chiudono il canale, boh, riappaio qua, mi cacceranno da questa casa, me ne vado là. Per il momento c'è mia madre che mi ama, diciamo, e mi dà la sua energia sotto forma di cibo. Io ricordo che anche quando stavo all'Ozzole, lei veniva da. Io gli dicevo: mamma, non c'è problema, perché io
avevo trovato i rifugi dove i cacciatori lì a Lozzole cacciavano, lasciavano un po' di formaggio, un po' di pane, no? E io contavo su quello che lasciavano questi e non prendevo tutto perché altrimenti se ne accorgevano. Quindi andavo nei rifugi dei cacciatori e trovavo un pezzo di pane, un po' di formaggio, poi raccoglievo delle castagne e potevo campare. Poi c'era anche la gente che visitava lì a Lozzole che mi lasciava qualcosa da mangiare, per dire. Senza violenza, ragazzi, senza violenza. Quando mia madre non mi vorrà più, quando io sento che qualcuno non mi ama più, io non gli do più fastidio. Basta. Non sono il parassita di nessuno. Quando sento che sto diventando un pe... E qui dicevo, mia madre veniva. Che io gli dicevo come riuscivo a campare in quel rifugio in mezzo al niente. In questo modo qua, castagne e quello che trovavo nei rifugi così, e quello che mi lasciava la gente così, diciamo. E poi ovviamente devo ringraziare Giorgio, anche se Giorgio, ragazzi, ricordiamoci, la gente è zombie, ragazzi, ma attenzione, cioè, se non fosse stato per Giorgio io non sarei stato là all'Ozzola così a lungo, più di 2 mesi. Perché anche lui poi, addirittura lui mi dava vestiti. Quindi, questo, diciamo, quindi il concetto mio è questo. Cioè, come passare questa vita senza dare la mia energia? Zero! Zero al mio nemico! Zero gli devo dare! Zero! Zero! Perché io pensavo quando lavoravo, ma sti stronzi si prendono l'energia del mio cervello per 8 ore ogni giorno? E io lavoro per cazzate. Poi arrivavo a casa e ero completamente esaurito, no? Che cazzo facevo? Mi metto a giocare, a cazzeggiare. E non c'avevo energia. E io dicevo, ma porca petraia. Porca petraia? Ma porca puttana. Se dedicassi la mia energia, no? Però ovviamente, cioè, totalmente contro il nemico, no? Contro il nemico. E che bello sarebbe. Se non avessi perso quello che stavo per dire. Però ti devi adattare a un altro tipo di vita, perché quando lavoravo praticamente avevo macchina, avevo tutto, avevo una casa mia. Può sembrare che questo parassita, io avevo casa mia, stavo proprio al mare, a Tor Vajnica. Però ecco, se uno si adatta con meno possibile. Io qui sto in mezzo al niente, ma me lo faccio andare bene. Anzi, per me questo è paradiso proprio, confronto a Roma. Quindi questa è la cosa. Ma non è che a me pesa essere così, a me pesava essere in quell'altro modo là. Cioè io piangevo quando stavo in macchina, certe volte piangevo quando andavo al lavoro, perché dallo stress e tutto. Mi ricordo quando ancora non c'avevo casa a Tor Vajnica, che facevo Roma a Ciglia, Roma a Ciglia, Roma a Ciglia, erano chilometri per andare al lavoro. Vi racconto questa cosa. Praticamente una volta ho sbattuto con uno perché andavo di fretta sempre, no? Io addirittura, vabbè, lasciamo perdere. Insomma, sbatto con uno di fronte e lui mi ha visto che ero completamente fuso perché stavo tipo battendo sul pugni qua, perché adesso mo questo mi chiederà i danni e tutti sti cazzi, documenti e cosa. Stavo esploso completamente. Questo qua esce, stai calmo, stai calmo, stai calmo, non è successo niente. Pecora, ma io me te magno, porca puttana, io stavo scoppiando, porca troia. E non è una vita che fa per me. Poi se uno ha pecora, diciamo, a me, vedere questo stile di vita, diciamo, e lo vedo come un parassita, che te posso fare? Oh, io dentro di me non riesco a lavorare per il mio nemico, porca troia, non ci riesco. Cioè, stavo morendo dentro proprio. Questa è la cosa, diciamo. E questo è il caso. C'è quest'alberello qua che si è piegato così. Qualcuno, che ne so, l'ha piegato, diciamo, il vento, non lo so. Però poverino c'ha vita ancora, guarda, è arrivata la primavera, c'ha vita. E in qualche modo io non so adesso se cercare di alzarlo, magari gli fa male, rompo tutto. E quindi lo lascio così, quindi c'è vita anche così, diciamo. Insomma, anche così, poco a poco c'è vita. C'è
C'è vita, non devi per forza essere eretto così come un cazzo, come un cazzone. C'è vita anche in modo così. Se ti accontenti, diciamo. Lui è contento. Si accontenta così. Io gli dico, scusa, vuoi un casa, lavoro, tutto quanto, ti alzo, ti faccio un cazzo eretto come tutti gli altri? Lui dice, no, 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 lasciami così. Lascia perdere, sto bene così, lasciami perdere, dice. E io dico, va bene, amico. Ti lascio così, ti lascio così. E anche io vi lascio così, con il tramonto dall'Abruzzo. Giornata fantastica, col telefono non si vede, però in quelle montagne là c'è ancora neve. Non si vede purtroppo. E niente. Vi saluto, non so cosa ho detto e cosa volevo dire, ma adesso che spengo mi ricordo, ma perché non l'ho detto? Poi niente, tutto qua. Grazie per la compagnia, ragazzi. Questa è l'altra montagna dove c'è il paesino dove sto io. Adesso mi porto la legna, non c'ho bisogno del gas di Putin, non c'ho bisogno del riscaldamento di Putin, del gas. Però questo è un qualcosa che non si può fare fra poco, perché ho fatto legna, ho detto, no? Vengo sempre tutti i giorni a fare legna qua. E è una cosa che non si può fare perché ovviamente sappiamo che stiamo distruggendo Greta e si arrabbia, che stiamo emettendo CO2. Il gas no, il gas è pulito invece. Però la legna cattiva. Ah, cattivissima la legna. Quindi, that's it. Beccate questo tramonto. E niente. Alla fine dei miei video non c'è dona, clicca, iscriviti, non c'è, non c'è, non c'è, non ci sono tutte queste clownate, non ci sono. Ok? Apprezza questa piccola cosa. Anzi, dico, perché metti il pollice giù, insomma, e vattene a fanculo pure, tranquillo. Tanto so, insomma, che non credo nella crescita, non c'è un progetto nel mio canale YouTube. So che è una cosa temporanea. E niente, ringrazio Dio che mi dà vita tutti i giorni. Mi ha dato un altro giorno su questa terra. Ho imparato anche oggi. Saluto tutti ragazzi e alla next one. Vediamo di girare perché c'è il display di qua, è vero, è vero? Ecco qua la sedia del parassita da vecchio così, fannullone qua, che si è messo qua, che ha tagliato la legna, questo poveraccio perdente, che vive alle spalle della comunità, di noi pecore, buone, eccoci qua, la chiave è l'amore ragazzi, non sentite Marcello, la chiave è l'amore. Love is the key.